Ok, siamo pronti per le stazioni qui del Trainers Training. Quindi sono le prime, non sanno che cosa aspettarsi. In realtà i futuri trainer, se lo diventeranno, non sanno neppure che faranno le stazioni, non sanno neppure quello che li aspetta. Ma in realtà quello che farà la differenza sarà il loro atteggiamento. Impareranno tantissime cose durante queste ore in cui ognuno di noi farà, di noi master trainer, farà degli interventi, spiegherà alcune cose, soprattutto installerà in ciascuno di loro una serie di competenze. Perché cosa fa un trainer in programmazione neurolinguistica? Non spiega le cose, ma installa le competenze necessarie alla persona per diventare il tipo di persona che, per esempio, è un practitioner in PNL, un master practitioner in PNL, un advanced master practitioner in PNL, un ipnotista e così via. L'arte dell'insegnamento da PNL non sta nella capacità di spiegare teoricamente, ma nella capacità di installare le competenze. Tanto per farti capire, un po' come il maestro Miyagi di Karate Kid, no? Metti la cera, togli la cera, tanto per intenderci. Non è che spiegasse le cose, come portare un colpo, come parare un colpo, ma portava il suo allievo lì dove l'allievo poteva effettivamente essere in grado di schivare un colpo, pararlo o colpire a sua volta. Bene, fondamentalmente la PNL è esattamente la stessa cosa. Laddove avessi mai visto una formazione in programmazione neurolinguistica basata su una spiegazione teorica, su una slide o più slide e cose simili, sappi che non sapevano spiegare, o non erano stati qui ad Orlando, o non avevano capito, perché magari non conoscono l'inglese, che cosa si fa qui ad Orlando, e magari hanno semplicemente riportato un qualche cosa che era un modo di spiegare scolastico. Ricordati, la PNL si installa, non si insegna. Con questo ti saluto, ciao da Marco Valerici, ci vediamo nei prossimi giorni con altre news dal Trainers Training qui ad Orlando. Ciao ciao!